avremo in comune. Figlio mio, non andare per la loro strada, tieni lontano il piede dai loro sentieri. I loro passi, infatti, corrono verso il male e si affrettano a spargere il sangue. Invano si tende la rete sotto gli occhi degli uccelli, ma costoro complottano contro il proprio sangue, pongono agguati contro se stessi. Tale è la fine di chi si dà alla rapina, la cupidigia toglie di mezzo colui che ne è dominato. La sapienza grida per le strade e nelle piazze e fa udire la voce. Dall'alto delle mura essa chiama, pronunzia i suoi detti alle porte della città. Fino a quando, o inesperti, amerete l'inesperienza e i beffardi si compiaceranno delle loro beffe e gli sciocchi avranno in odio la scienza? Volgetevi alle mie esortazioni. Ecco, io effonderò il mio spirito su di voi e vi manifesterò le mie parole. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo e benissimo sacramento. Iniziamo dunque da questa sera la meditazione del Seggio Eucaristico con il Libro di Sapienziano, ascoltando il primo capitolo del Libro dei Proverbi, come abbiamo ascoltato dall'Incipit, furono scritti da Salomone in persona, grande, sapiente, figlio di Davide, che ci dice subito il senso di questo libro. Conoscere la sapienza e la disciplina, termine oggi un po' obsoleto, un po' dimenticato, sia a livello civile che a livello, diciamo, religioso. La sapienza è la capacità di pensare, di vedere le cose, di comprenderle nella loro relazione con Dio, così come le vede, come la disposta Dio stesso. È la prima virtù intellettuale, la più alta in assoluto, perché è quella che veramente eleva la nostra intelligenza, rendendola divina, non più semplicemente umana. La disciplina invece è quell'ordine, un po' austero e rigoroso, che è necessario dare alla nostra vita, proprio per acquisire la sapienza. Vedremo che tante volte i libri sapienziali dicono, attenzione, che se non c'è una vita, come dire, sana, sia da un punto di vista spirituale che umano, una vita ordinata, una vita lontana dai vizi, capace di darsi delle buone e sante regole anche di vita interiore e di preghiera, è impossibile raggiungere la sapienza. Scritti anche per capire detti profondi, ci dice Salomone, per acquistare un'istruzione illuminata, equità, giustizia, rettitudine, per dare agli inesperti l'accortezza e ai giovani conoscenza e riflessione. Quindi capire detti profondi significa, detti profondi sono quelli che vengono dal Signore, no? Noi tutti dovremmo desiderare di comprendere un po' quello che Dio pensa, quello che Dio vuole per quanto possibile, ma sappiamo che questa non è operazione sempre molto semplice, tutt'altro. Quindi discernimento, capacità di comprensione, la conoscenza, lo spirito di riflessione, sono cose fondamentali, sono favoriti, provocati, innescati, potremmo dire, dalla lettura e dalla meditazione dei libri sapienziali. Il saggio, ci dice Salomone, aumenterà il sapere. L'uomo accorto acquisterà il dono del consiglio. Consiglio, penso che ricordiamo dal catechismo, no? Sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, verità e timore di Dio, sono i sette doni dello Spirito Santo, no? Il consiglio che cos'è? Lo dice il nome stesso, no? Quante volte noi ci troviamo in tante situazioni dove non sappiamo quello che fare e magari chiediamo consiglio,
almeno fanno le persone dalla mattina alla sera. È vero che consigliare i dubbiosi è un'opera di misericordia spirituale, ma chi è che ci può dare i migliori consigli soltanto se impariamo veramente a sintonizzarci? Il nostro Signore. Il dono del consiglio è appunto la capacità di riconoscere, quindi poi ascoltare, i buoni consigli che ci dà lo Spirito Santo dentro il cuore, ce ne dà tanti, però dobbiamo abilitarci a saperli riconoscere. Ecco, i libri di sapienziali servono anche a questo. Allora, dopodiché c'è un'affermazione bellissima e perentoria: il timore del Signore è il principio della scienza, mentre gli stolti disprezzano la sapienza e l'istruzione. Seconda volta che ricorre il termine istruzione, no? Che cos'è il timore del Signore? Il timore del Signore non è, attenzione, la paura di Dio. Dio, noi di Dio non dobbiamo assolutamente avere paura, o peggio ancora, in alcuni casi, purtroppo ancora diffusi, anche se oggi molto meno che in passato, ci sono persone che hanno paura, addirittura terrore di Dio, nel senso che vivono angosciati, hanno sempre paura di fare chissà quale grosso peccato, che il Signore non abbia perdonato i grandi peccati che hanno fatto, tutte cose di questo genere. Questi modi di approcciarsi a Dio sono, certamente la gente non si rende conto di quello che fa, no? Quindi non si tratta di giudicare nessuno, però sono sbagliati. Gesù non fa mai paura. Quale paura può fare un Dio che si fa uomo e che si fa crocifiggere per amore nostro? Cioè, noi dobbiamo sempre ringraziare il Signore, che possiamo adorare Gesù guardandolo dal vivo e dietro avendo questa stupenda rappresentazione. Il crocifisso non è Gesù, ma lo rappresenta, però, capite, possiamo dare uno sguardo al Santissimo, uno sguardo al crocifisso e viceversa, no? Perché nel Santissimo c'è il crocifisso realmente. Quale paura può fare una dichiarazione di amore così grande come quella del crocifisso? Il timore del Signore non è la paura di Dio, d'accordo? Ma il timore del Signore è il senso di Dio, che è un'altra cosa. È il senso della sua presenza, è la percezione della sua grandezza, è la convinzione, ecco perché il principio della scienza, che da Lui viene ogni bene, che in Lui c'è ogni santità, in Lui c'è ogni sapienza e in me c'è ogni miseria. Quindi non ho paura di Dio, ma so che Dio è Dio, è grande, immenso, eccesso. Io sono una povera creatura. Quindi se c'è questa percezione, e quindi anche, ripeto, proprio il senso di Dio, no? Stare alla sua presenza, quando una persona matura il senso di Dio, ecco, il primo luogo adatto per maturarlo è proprio il luogo sacro. Cioè, da come una persona si muove nel luogo sacro durante la liturgia, da come sta in chiesa, se chiacchiera, se non chiacchiera, e se compie i gesti di riverenza nel debito modo, si inginocchia davanti al tabernacolo, sta riverentemente in ginocchio nei momenti opportuni, ripeto, non chiacchiera, non si concia, non osa entrare in maniera scorretta, ma non perché poi un parroco ti rimprovera, perché questo non serve a niente, d'accordo? Ma perché ha acquisito il senso di Dio, no? Cioè, se io andassi dal Papa, non ci andrei dal Papa in shorts, non credo, insomma, una persona sana di mente andrebbe davanti al Papa in shorts. Ma noi qui non stiamo davanti al Papa, noi qui stiamo davanti a Gesù Cristo. E non è che ci stiamo davanti soltanto quando è esposto come adesso, no? Quando è rinchiuso nel tabernacolo c'è solo una porticina, ma c'è sempre lui con quella stessa ostia, tra poco sarà riposta a 20 metri da qui scalzi, ma è sempre lui. Questa è una chiesa consacrata, quindi questa è la sua casa. C'è tutta la teologia dell'uomo sacro, che sarebbe una sorta di piccola rappresentazione del paradiso. Non significa avere paura il fatto di stare celibatamente alla sua presenza, no? Perché poi nel nostro dialogo personale, un dialogo intimo, un dialogo amoroso, un dialogo da
figlio nei confronti di un padre, da amico nei confronti di un amico, da sposa nei confronti dello sposo. Questo è il dialogo che noi abbiamo con Gesù, ecco, però si fonda su questa bella cosa che è il timore del Signore, che è il senso della sua grandezza accompagnato dalla nostra piccolezza, no? Questo è il principio della scienza. Perché? Perché io, come dire, mi lascerò ammaestrare da Dio, quindi mi metterò ad ascoltarlo, comincerò a curare anche l'istruzione religiosa, no? Dice, gli stolti disprezzano la sapienza e l'istruzione. Cioè, quando il Signore ci dona la grazia, per esempio, di poter essere istruiti da un punto di vista religioso, perché tutti oggi riconoscono e sanno che c'è tanta ignoranza in giro, no? Dico, ho capito, c'è tanta ignoranza, però l'ignoranza è come quando noi, cioè, come quando uno va a scuola, ma se uno va a scuola, se va a istruirsi, ma non fa bene. Dal punto di vista religioso è la stessa cosa, cioè se uno rimane con l'istruzione catechistica della prima comunione della cresima, ha un livello di istruzione minima, penso che si ricordi ancora qualcosa, no? Però gli stolti disprezzano l'istruzione. Quando il Signore ci offre un'occasione per essere istruiti, no? Oggi poi con gli strumenti moderni, insomma, multimediali, si può essere altamente istruiti e rimanendo comodamente seduti a casa propria, muovendosi magari a piedi, che ne so, c'è sta Sant'Antonio che predica a 30 km, dopo passa il viaggio a piedi quando senti Sant'Antonio, no, oggi non c'è neanche bisogno di questo. Però certamente ci deve essere l'interesse per essere istruiti, cioè comprendendo che l'istruzione religiosa è più importante dell'istruzione civile. Davanti a Dio non è importante se tu c'è tre lauree, davanti a Dio è importante se c'è la laurea nel Vangelo. Noi siamo a Sermoneta, una diocesi di Latina, no? Sopra l'angolo continuo, la patrona di Latina, Santa Maria Goretti, era analfabeta, che da un punto di vista civile sapeva né leggere né scrivere, ma da un punto di vista religioso aveva il dottorato a Oxford, altro che la laurea, insomma, no? Con la testimonianza di fede che ha dato, ed è questa la cosa più importante. Io ho conosciuto qualche persona analfabeta, che esiste tuttora adesso, ma molto istruita da un punto di vista religioso, che fa invidia a fior di dottori e laureati che con tutti i loro soldi e i loro titoli però di fede e di Dio non sanno nulla. E per cui non è escluso che questa poveretta che non sa né leggere e scrivere andrà in paradiso, e questi che sono con i dottorati, con i master e con i soldi, chi lo sa se riusciranno a raggiungere la meta della salvezza degli anni, no? Ecco. Poi, attenzione a un'altra sentenza molto importante che dà titolo anche a questa meditazione. Figlio mio, se i peccatori ti vogliono traviare, non acconsentire. Se ti dicono vieni con noi a farmi tutti i colori, anche dicendo promettendo troveremo ogni bene, specie di bene preziosi, tu non andare per la loro strada, tieni lontano il piede dai loro sentieri. Lo stile che noi abbiamo un pochino visto anche durante l'omelia di questa sera che c'è la messa, no? Noi siamo aperti, abbiamo il cuore aperto, un cuore accogliente nei confronti di tutti, usiamo carità, gentilezza, affabilità verso ogni persona, buone o cattive. È chiaro però che nei confronti di coloro che oggettivamente vivono lontano dalla virtù, io non li giudico, io li tratto con dolcezza, con carità, ma certamente non mi faccio loro complice nelle loro azioni. Questo non si può, non si deve fare, questo non è carità, questo è tradimento della carità. E la vita cristiana è soggetta alla tentazione, molte volte la via del peccato è più comoda, è più larga, è più breve, è più conveniente, è meno faticosa, tutto quello che noi vogliamo. Ma per nessun motivo dobbiamo permettere di essere traviati. Ed oggi il traviamento, bisogna fare attenzione, ha uno slogan in cui cadono anche le persone buone, anche i fedeli. Fanno tutti così,
che facciano tutti così, a me interessa entro 100 minuti, se voglio vivere nella sapienza, perché a me non interessa che facciano tutti così, a me interessa che quello che faccio sia gradito al Signore, che è un'altra cosa. E noi non possiamo, come dire, acquietare la nostra coscienza semplicemente dicendo vabbè, lo fanno tutti. Questo vale per, su tutti gli ambiti, dalle scelte più forti, dalle scelte più significative, alle scelte più comuni, no? Ho fatto prima l'esempio, come sto nel luogo sacro, oggi purtroppo si è perso il senso del luogo sacro, quindi generalmente quando si gira per i luoghi sacri, la gente non ci fa neanche caso a tante cose, quindi chiacchierano tranquillamente come se stessero un salotto. Io posso scegliere la tentazione di dire, ma chi me lo fa fare? E basta saltare sempre il bastian contrario, lascia perdere, ah, pazienza, no. Ma se poi faccio diversamente mi dicono che io sono un bigotto, che sono un pesante, pazienza. Quindi questo vale, questo è un esempio sciocco, no? Non è certamente la cosa più importante, ma questo vale in tantissime cose, no? Su cui dobbiamo sempre confrontarci con la parola di Dio, come tante volte la Chiesa, i ministri della Chiesa, il Papa ce la domanda, e noi dobbiamo trarre la fonte della nostra ispirazione da quello che Dio vuole, non da quello che pensa la gente. Assolutamente. E l'altra sentenza molto importante con cui concludiamo la nostra meditazione è questa, no? La sapienza. Grida per le strade, fa udire nelle piazze la voce, chiama, pronuncia i suoi detti e dice: fino a quando voi inesperti avrete l'esperienza e i beffati si compiaceranno delle loro beffe e gli sciocchi avranno in odio la scienza, volgetevi alle mie esortazioni, ce lo farete e fonderò il mio spirito su di voi e manifesterò le mie parole. Ma chi è la sapienza? La sapienza è innanzitutto Gesù, la sapienza è creata. Ma questo grido, questo appello della sapienza, da chi oggi è ascoltato? Quanti sono i beffati, quindi quelli che si fanno beffe, veramente, irridono Dio, irridono la Chiesa, irridono la religione, cioè il beffardo è proprio chi ironicamente, sarcasticamente disprezza, si fa gioco. E quanti sono gli sciocchi? Guardate che lei, il mondo è pieno di sciocchi. Sciocchi sono le persone che si sono dimenticati di avere un'intelligenza. L'intelligenza ce l'ha donata nostro Signore. Non perché noi non la adoperiamo. Ieri sono rimasto molto colpito, non so se l'avete sentito, da quello che ha detto il Papa durante l'udienza generale. Parlava del terzo comandamento, no? Ricordare di santificare le feste. Che cos'è il riposo della domenica? Diceva queste parole: oggi il mondo contemporaneo ha trasformato la vita in un parco giochi, non so se l'avete sentito, in un parco di divertimenti. A che serve la vita? Ma qui abbiamo il paese dei parrocchi, cioè devo semplicemente divertirmi in tutti i modi possibili. Capito? E il cinema, il teatro, lo sport, l'automobilismo, il calcio, il pallone, il film, la televisione. Cioè, che faccio? Siamo qui nel nostro paesino, no? Le manifestazioni X, Maggiore Monetano, PG, poi Skyline, tutto quello che c'è. Cioè, è tutta qui la vita, è solo questo? Cioè, noi stiamo trascorrendo la vita terrena, allora dobbiamo cercare di fare un bel po' di soldi, perché così tutti quanti i divertimenti che il parco giochi offre me li prendo tutti. Tutto qui, tutto questo. La vita è tutta qui. E il Papa diceva: questo è il riposo domenicale, quello a cui ci chiama nostro Signore? Quanta gente fa l'esperienza che vanno a fare i weekend, insomma le cose,
che vogliono divertirsi e poi loro che sono più stanchi di prima, più arrabbiati di prima di cominciare la settimana, più neri di come l'hanno conclusa. Pensiamo anche a tutti quanti i divertimenti, chiamiamoli così, che poi non so cosa c'abbiano di divertente estremo, no? Tipo le discoteche, tipo i stragi del sabato sera, tipo i locali estremi, insomma, nelle grandi città, tipo Roma e Milano ce ne sta uno ogni 20 metri, insomma, no? Sono divertimenti questi qui. Ma queste sono persone che sono sciocchi, cioè sciocco significa, cioè, scusa, ma è tutta qui la vita? E quando sarai dentro una cassa di legno, quando i riflettori sono spenti, il parco giochi è finito, il Luna Park ha cambiato indirizzo, che facciamo dopo? Dopo questo ci devi pensare, non ci può pensare nessuno al posto tuo. Capito? Quindi cioè, lo sciocco che ha in odio la scienza qui non è la scienza degli scienziati, la scienza significa la conoscenza reale delle cose, cioè le problematiche profonde della vita, le grandi domande, che io non me le posso non porre. Non posso non porre, perché io lo so che un giorno dovrò morire, lo so, ho partecipato ai funerali, sono morti mio padre e mia madre, quindi io non posso io fare finta che questa cosa non esiste, abdicando all'intelligenza e a chiedermi ma che ci sta dopo? E questo che ci sta, come lo faccio a raggiungere? Questo non è possibile. Chi lo fa abdica alla propria intelligenza, è uno sciocco. E l'essere sciocco è un peccato davanti a Dio, perché Dio ci chiederà quando andiamo dall'altra parte. Scusa un attimo, ma l'intelligenza che ti ho dato è che ti distingue da un animale, ma tu per che cosa l'hai usata? Soltanto per andare a leggere i programmi del parco giochi? Adesso a che divertimento andiamo questo fine settimana, poi quell'altro, poi quell'altro, poi quell'altro, quanti soldi devo averci per permettermi questa cosa, quest'altra cosa, questa macchina, cioè, solo per questo ho la intelligenza, però andata solo per questo. Ecco, sono tutte quante suggestioni, domande che nel silenzio adesso ce le poniamo davanti al Signore, chiediamo soprattutto noi che facciamo dinanzi alle offerte di istruzione. Ripeto, oggi la voce del Signore parla e trovarla è un pochino più facile rispetto a prima. Io come reagisco dinanzi a questo? Sia lodato, adorato, ringraziato ogni momento. Santissimo Cristo.